Salve a tutti e benvenuti a Chromagun. Questo dovrebbe essere un gioco a puzzle in prima persona e i puzzle si dovrebbero risolvere con quest'arma che vediamo qui sullo schermo che sta roteando, che apparentemente spara colori. Non ho ancora neanche provato il gioco, ma sono molto molto curioso. Diciamo che i colori non sono proprio il mio forte, però... ci proveremo. Se è veloce. Molto carina la musica. Welcome to the Chromatech Test Labs. You're here because you're the best of the best. Because you were in need of 10 bucks and nobody else signed ma... up. Before we start, we need to test your general mobility. Okay. Make your way down the corridor towards the exit door. Va bene. Note that the exit is the part of the wall that looks different from the other parts of the wall. Also, it says exit. Okay. Va bene. Che cosa c'è qua dentro? Trovata. Oh. Oddio, che strana luce su questo muro. Da dove? Da questo? No. Mi piace però. Sensational. Grazie. Please pick up the semi-automatic nano-acrylic projectile firearm right in front of you. C'ho una mega freccia, ho scritto shoot. This is the Chromagun patent pending. Okay, we're kidding. Of course you haven't heard about it. We here at Chromatech know how to keep secrets, and so should you. Okay. Now, paint the worker droid to move it out of the way, then exit the room using the room exiting technique you've learned in the previous round. Whoa. Posso... ah, così si zooma. E... rotella ancora non fa nulla. Va bene. Oh. Oh. Non mi piace la gente che mi osserva. Come? Ci deve essere una maniera per... ma... mi ha dato un trofeo non efficiente. Aiuto! Fatemi passare! Ah, si può anche sparare con... la mia abilità di puzzle solving è veramente terribile, però qualcosa mi inventerò. Fammi uscire! Oh! Aha! Ah, ora ho capito. Molto interessante. E se coloro anche questi? Succede qualcosa se ricoloro tutti?
Ehi. Ok. Oh oh. Oh cavolo, l'ultimo ha delle punte in acciaio. E c'è anche della corrente che percorre le punte. Sensational. Please walk towards the exit again. We're confident you've acquired all the necessary skills to complete this simple exercise. Ah, okay. Fammi guardare. Dovrebbe essercene forse oltre, sì. Ok. No. Ok, fino a qua. Dai. Ci ho messo un po' di tempo a risolvere. Sì. The paint the Chroma Gun fires is a specially developed blend of partially semi-lethal, dangerously radioactive isotopes. Che bello. Paint in service, not designed, not to be painted by it. Bene. That being said, please do not sniff, touch, or especially lick the paint. Ok, molto bene. Wow. Qui che... Va bene. Non si attirano tra di loro? Ok. Dai, dai, tutto a posto. Stiamo procedendo. Ah sì, quella già l'abbiamo. Please find and subsequently step into the trigger. Non so se. Sensational. Please do not leave the trigger to ensure the continued opening of the exit door. Sensational. You have successfully understood the correlation between triggers and worker droids. That makes you more intelligent than 39% of test subjects and 97% of test monkeys. Okay. Ricorda moltissimo Portal. Devo ammettere che è veramente, veramente divertente. Ok. The attraction the Chroma Gun's paint generates is based on a very complex set of mathematical vector operations. So instead of not understanding me explaining it to you, try it out now. Va bene. Ok. Sono molto carini questi puzzle. Per adesso sono molto semplici. Se dopo resterò bloccato ore e ore nel tentare di risolverne uno. Quello mi sa che è nuovo. It is worth noting
that unlike the ones you've encountered in the previous rooms, the worker droids in this next room are not deactivated, but hibernating. Much like you and me, they do not take kindly to being shot at with paint pellets. Please do not disturb them, because even though they're not designed to kill you upon contact, due to miscommunication in engineering, they will. Okay. Oh oh. Salve. No, no, resti lì. Io sono solo di passaggio. Oh cavolo. Forse mi posso far seguire e lo posso condurre. Ok, sembra proprio arrabbiato. Ok, però li riesco a bloccare attraverso i muri. The chroma gun's paint can be mixed on canvas. If you remember your time in kindergarten, that part should be easy. If you don't remember or you never actually went to kindergarten, you may attend the Chromatech seminar on subtractive color mixing for preschoolers at the end of the test. Va bene. Farò, ragazzi, vi avviso, farò un macello qua, ma veramente. Allora, giallo, blu, verde. Ok. Come faccio a... No. Ok. Qua dietro che cosa c'è? Come faccio a... Ah, giusto. Wow. Che gli è successo a questo, poverino? Sì. Vabbè, dai, dai, fino a qua. Non si è avvicinato quello? Va bene. Ok, direi... mi ha dato gli altri colori? Apparentemente. Direi che per oggi ci fermiamo qui. Grazie a tutti e ci vediamo presto con un'altra puntata di Chromagun. Ciao, ciao!